Sono Pierino Petrucci e siamo a Vagone. Volevo raccontarvi di quello che è successo in questo paese il 12 aprile del 1944. Siamo alle 5:30 del mattino. Un battaglione della SS Polizei proveniente da Narni arriva in questo paese. Nel passare questo fosso, che adesso vediamo vicino a quella casa, ma quelle gialle, un camion si impantana, i soldati escono, scendono dal camion, vanno alla ricerca di persone per farsi aiutare, ci sono ordini secchi, strilli, da vagone qualcuno sente e avvisa gli altri. La maggior parte delle persone, degli uomini, fugge verso la montagna. Dopo circa 10 minuti di questo fatto, i tedeschi arrivano a vagone. Adesso vi leggo la testimonianza di un mio zio, Arnaldo Casali, che si trovava proprio quella mattina qui. Non è ancora giorno, ma ci mancava poco. Un rumore insolito di motori mi sveglia. Mi affacciai alla finestra e il rumore si accentuò notevolmente e purtroppo quello che temevo si stava concretizzando. Proprio sotto la mia finestra stavano giungendo dei camion che trasportavano uomini in uniforme. Dal primo mezzo stavano scendendo a terra. Erano i tedeschi. Scesi velocemente le scale per chiamare mio cognato Filippo Petrucci, che dormiva al piano di sotto, ma lo stesso lo incontrai per le scale che veniva a chiamarmi. Anche lui aveva visto ciò che stava accadendo. Fuggimmo in basso, lungo via San Silvestro, e bussai energicamente a casa del zio Belisario, sia da poca distanza, per avvisare i miei cugini del periodo che si stava verificando. Si unirono così a noi Bernardo Mauri e Merino Minicucci, tutti insieme attraverso una località Ara Vecchia, all'epoca disabitata, raggiungemmo la boscaglia che si trovava a valle di via Santo Stefano. In quel posto giunsero altre persone, si stava facendo giorno e discutevamo di ciò che si stava verificando, quando improvvisamente una raffica di mitragliatrice sfiorò le nostre teste, rompendo dei rami che erano appena sopra di noi. Ci buttammo a terra cercando riparo dietro qualche pietra. Ritenendo di essere stati avvistati, cercai di convincere gli altri ad allontanarsi da quel posto, ma la paura di muoversi prese il sopravvento. Nel frattempo i soldati occuparono velocemente l'intero paese, aprirono e controllarono tutte le case alla ricerca dei banditi e di armi. Una delle prime azioni che fece fu quella di piazzare una mitragliatrice sopra a casa di Cesira Virgili, situata dalla parte sud del paese. Lo fecero così velocemente che fu quella mitragliatrice che sparò sopra la testa del gruppo di mio zio. Passano alcune ore, un paio di ore, e altri soldati passarono in rassegna velocemente tutto il paese. Presero tutti gli uomini che trovarono e li portarono a recuperare il cannone che si era impantanato nel fosso. Nel frattempo, un uomo che abitava in questa zona uscì da casa e trovò i soldati tedeschi che stavano appunto in questa casa dove avevano messo un attimo il comando. Impaurito, trovandosi questi tedeschi di fronte, non sapendo cosa fare, continuò a correre. Poi passò in mezzo ai due tedeschi, diede una spinta e si buttò in questi campi qui sotto. I tedeschi, presi un attimo alla sprovvista, reagirono subito, gli spararono una raffica di mitra e la giacca di questa persona rimase impigliata su un filo spinato. Loro erano sicuri di averlo preso e invece la persona per fortuna era caduto di sotto, gli si era sfilata la giacca e la giacca era rimasta impigliata, ma lui stava sotto. Andarono a controllare, lui vide da sotto il fucile, il mitra, dove, che gli stavano puntando addosso, ma poi si ritirarono perché erano convinti di averlo preso.
La persona che fuggiva dai tedeschi, che passò in mezzo a loro per poi andare a nascondersi in questi campi, proveniva da questa casa e i tedeschi si trovavano proprio qui, in questo angolo, lui passò in mezzo, gli diede una spinta e si andò a nascondere sotto. Invece la casa che vediamo adesso qui in primo piano era la casa di Beniamino Minicucci. Beniamino Minicucci era un allievo sottufficiale della Guardia di Finanza. Dopo l'8 settembre, come tutti i militari, era ritornato al paese. Si trovava di fronte all'ingresso della casa e stava sui quei gradini quando i vicini gli dissero: Beniamino, nasconditi che ci sono i tedeschi. Beniamino rispose: sì, ma adesso sempre i tedeschi, ma non ci credo. E proprio in quel momento invece arrivarono i tedeschi dalle mie spalle. Lui fece in tempo ad andarsi a nascondere in questo forno. Passò un po' di tempo, circa un'ora. I tedeschi nel frattempo stavano facendo il rastrellamento di tutto il paese, tutte le case dovevano avere la porta aperta, bruciarono 5 case dove dentro trovarono dei fucili da caccia. Una delle 5 case che sono state incendiate è questa qui. Era la casa di un certo Giuseppe Colombo. Adesso vi leggo la sua testimonianza. Verso le 6:30 del giorno 12 aprile, appena stavo per uscire, aprì la porta e vide 4 tedeschi armati. Uno di essi indicava col dito agli altri casa mia e poco dopo furono subito alla porta. Dissero che dovevano perquisire la casa. Appena entrarono incominciarono a buttare tutto di sotto, ma nelle camere da me abitate non trovarono nulla. Allora 2 entrarono nella camera di Mellini, appena entrati videro armi e munizioni e si buttarono contro di me e mi dicevano che io ero un ribelle. Mi presero per un braccio e mi dissero: fare caputte, tu bandito. Nonostante io dicevo che non era roba mia, mi portarono via col fucile puntato dietro alla schiena. I tedeschi quindi, nella stanza che Colombo aveva affittato alla famiglia di Assildo Mellini, guardia della milizia ferroviaria, trovarono un moschetto e 2 bombe a mano. Anche in questo caso il Colombo chiarì che le armi non erano le sue, ma della guardia della milizia. Anche la moglie del Mellini affermò lo stesso, ma vedremmo che questa volta il comportamento dei tedeschi fu diverso. Il Colombo fu portato nella piazza del paese, dove erano radunati altri uomini, che dovevano servire al trasporto delle armi e delle munizioni. Dopo un poco, costretto dai tedeschi a tale incompensa, passò davanti alla sua casa. Quando vidi la casa bruciare e io dovevo passare di lì con le cassette di munizioni, ho fatto per andare a prendere qualcosa, ma io e mia moglie fummo allontanati a calci, a pugni e a colpi di moschetto. Questo particolare lo ricordo molto bene alla figlia del Colombo, Maria. Quando mio padre passò davanti a casa e la vide bruciare, esclamò: «Cristo, mi bruciano casa!» Si fermò un attimo e fece per venire verso di noi e un soldato tedesco lo colpì con un calcio e lo fece cadere. La perquisizione delle case continuava. Quella che vedete alle mie spalle è la casa di Amilcare Baldoni. Amilcare Baldoni era un vecchio socialista, un sindacalista, e è la persona che poi mi ha ispirato, diciamo così, a scrivere questo libro. A Vagoni si parlava spesso di questi omicidi che ci sono stati nel giorno del 12 aprile, ma si parlava soprattutto di Beniamino Minicucci. Amilcare Baldoni veniva nominato poco. Ogni volta che facevo qualche domanda mi dicevano: ma era un socialista oppure è stato ucciso a casa? Non si ne sapeva molto. Poi ho fatto delle ricerche, ho visto che Amilcare Baldoni era stato veramente un antifascista militante e tutta la sua vita l'ha passata in questa maniera,
ha cercato di aiutare il più possibile i braccianti, iniziando qui appunto da Vagone e poi lavorando a Roma. È stato anche costretto a emigrare in Francia. Adesso vi leggo un attimo quello che è successo quel giorno. La casa da Mircare e Baldoni fu una delle prime a essere visitate e vedremo che i tedeschi vi tornarono tre volte. Racconta Oliviero Baldoni nella sua deposizione. Durante un rastrellamento tedesco io mi ero nascosto in una chiavica sottostante alla casa di Baldoni a Mircari e costui venne due volte ad avvertirmi di tenermi nascosto. Avevo ricevuto per due volte visita dai soldati tedeschi e tuttavia non l'avevano molestato. Questo fatto singolare, cioè che i tedeschi andarono in precedenza per due volte a casa da Mircari e che ne videro e non lo molestarono, ritorna anche nella testimonianza della sorella Amelia. Nella mattina del 12 aprile, le soldataglie tedesche visitarono la mia casa due volte, limitandosi a fare quelle perquisizioni che avevano fatto per tutte le altre case. Videro anche mio fratello e nulla gli dissero, tanto che, come depone il testo Oliviero Baldoni, egli, sebbene sofferente, si portò da lui nel nascondiglio avvertendolo che i tedeschi erano stati due volte a casa. Verso le 11 i tedeschi nuovamente irruppero nella mia casa, minacciosi e imbestialiti, cercavano espressamente di Baldoni a Mircoli, aggiungendo: questa è la sua casa, lo troviamo, diamo fuoco. Non facemmo in tempo a proferire parole che alcuni soldati di corsa si portarono al piano sovrastante. Entrarono nella sua stanza da letto in cui egli si trovava sofferente di reumatismi e gli ingiunsero di seguirli. Egli fece presente che era malato, messi asserendo che era in contatto con i ribelli e che era comunista, lo fecero scendere malamente. Nella stanza, nella cucina, seguì un agitato colloquio. Come capo ribelle devi dirci i nomi dei tuoi compagni se vuoi salvare la vita, retarguì un ufficiale, che mio fratello rispose negativamente. Intanto la soldataglia metteva a sacco la casa rubando e asportando quanto veniva loro sotto mano, biancheria, oggetti d'oro, viveri, eccetera. Negli atti processuali, un passaggio della sentenza, inerente ai fatti di Vagone, si riporta la risposta che il Baldoni diede ai tedeschi, che gli chiedevano dove fossero i partigiani. Un ufficiale tedesco, posto in presenza del Baldoni, che era ritenuto il capo dei ribelli locali, lo incitò a fare i nomi dei compagni se voleva salva la vita. Ma il Baldoni si rifiutò dicendo che era italiano e amava la sua patria. In un'altra relazione la sorella ripeté questa storia fornendo altri particolari. Alle ore 11 del 12 aprile i tedeschi entrarono nella mia casa in presenza di me, mia sorella e di mia nipote, con modi molto diversi da prima. Ci mandarono dove era Baldoni a Mircoli, Bigioni Carlo e Corsaro Giuseppe, al quale rispose che i suddetti nomi non conoscevamo, all'infuori di mio fratello Amilcare, che ha letto nella camera al secondo piano, e subito salirono le scale e si recarono nella camera dove era mio fratello. E alla presenza del medesimo ufficiale che comandava il gruppo gli domandò ripetutamente se conosceva i ribelli e se era fascista, ma alla duplice domanda mio fratello rispose no, al che i tedeschi lo apostrofarono dal traditore e gli esclamò: sono italiano e amo la mia patria. L'ufficiale tedesco gli disse: alzati e vieni con noi. I tedeschi io gli discendemmo la gamba sottostante, nel mentre altri soldati tedeschi si chiudevano a cercare nella mia casa. Portarono via una macchina da scrivere, un grammofono, una scatola contenente oggetti d'oro, tre paio di orecchini e una serie di altre cose. Questa volta i tedeschi avevano idee molto chiare, purtroppo su cosa dovevano fare. Sicuramente avevano ricevuto ordini precisi. Mentre alcuni soldati e l'ufficiale entravano in casa, altri si disposero per evitare un'eventuale fuga. Ritorniamo alle relazioni di Amelia. A noi donne a spintoni ci chiusero un locale adibito a magazzino. Dopo 15 minuti riaprirono una porta invitandoci a uscire. Proseguì altro gli anni. Dopo alcuni istanti udimmo delle scariche di mitra e quindi ridiscesero mettendoci in libertà. Usciti dal magazzino siamo rientrati nelle abitazioni. Io e mia moglie, mentre le due sorelle del Baldoni, Amelia Zita e la nipote Minicucci Chiara, entrate nella propria abitazione, trovarono il Baldoni che era stato ucciso nella camera da letto. E ancora la testimonianza della sorella. Da dove sentimmo gli spari delle armi che uccidevano mio povero fratello e che subito dopo trovammo di stesso nella sua camera, dove fu riportato dopo l'uccisione. Anzi, dirò meglio, fu fatto discendere in cucina, ma venne ucciso nella stessa camera da letto dove era stato ricondotto. Ci sono poi delle cose da dire anche sulla sentenza, perché c'è stato un processo chiaramente per questi due omicidi.
Leggiamo un attimo questa stranezza sulla sentenza della Corte di Cassazione. Nel caso di Amilcar, nella sentenza si dà ancora una lettura particolare. Comunque egli fu ucciso per l'arroganza delle sue risposte, malgrado gli fosse stata promessa salvezza di vita a condizione che egli facesse i nomi dei ribelli. Anche se si tratta di una frase all'interno di un discorso più ampio, in cui si voleva dimostrare che i tedeschi da subito volevano catturare il Baldoni, rimane veramente una frase scioccante, impropria, offensiva e stupida. Ancora più assurda è la frase riportata nella sentenza della Corte d'Assisi di Rieti, sezione speciale. La verità è che Amilcar e Baldoni, il quale si era nascosto in un vano al secondo piano e se l'era fatta franca, credendo che non sarebbero venuti ancora una volta a cercarlo, lasciò temerariamente il suo nascondiglio e si recò nella chiave che a piano terra dove era nascosto il congiunto Baldoni Oliviero per consigliarlo che si tenesse ben nascosto. Fatto l'avvertimento, se lo tornò al suo nascondiglio. La sentenza poi prosegue analizzando quanti soldati entrarono nella casa di Amilcar. Presero l'apostroforo dicendo: tu come capo ribelle devi dirci i nomi dei tuoi compagni se vuoi salvare la vita. Ma il Battoni rispose negativamente, aggiungendo con iattanza: sono italiano e amo la mia patria. Evidentemente egli, che fino al giorno prima aveva aiutato e accompagnato i dispersi inglesi, di cui forse era arrivato l'eco all'orecchio tedesco, onde si spiega la triplice perquisizione, sfidò col suo contegno e la sua risposta alla collera dei barbari tedeschi. Però costoro che gli avevano promesso salvezza di vita, fatti a nutrire i familiari, senza perdere tempo, nella sua casa lo uccisero. Una delle prime case che furono visitate dai tedeschi fu il castello di Vacone, dove abitava il marchese Rutilio, che era definito un buon amico dei partigiani. E insieme a lui c'erano molti suoi parenti e altre persone di Vacone che erano nascoste nella soffitta. Nel castello trovarono un fucile da caccia che apparteneva a un certo Cherubini Giacomino. I tedeschi minacciarono di dar fuoco al castello, ma la marchesa, la moglie di Rutilio, che parlava benissimo tedesco, gli spiegò che questo fucile lo poteva tenere perché, essendo una guardia giurata, poteva tenere il fucile. E quindi il castello si salvò e si salvarono soprattutto le persone che erano nascoste nel soffitto. Dopo circa mezz'ora il Cherubini Giacomino venne in questa osteria, qui c'era un'osteria, dove i tedeschi avevano messo provvisoriamente il loro comando. Non si sa benissimo cosa successe qui, in questa casa, che cosa si dissero, cosa parlarono. Fatti sta che dopo un po' di tempo qui i tedeschi portarono Beniamino Minicucci. Beniamino Minicucci, che era appunto quella persona che si era nascosta nel forno. Lo portarono qui, lo interrogarono, lui non disse assolutamente nulla sui partigiani, non diede informazioni che i tedeschi gli chiedevano. Lo fecero uscire dall'osteria, lo portarono insieme agli altri a trasportare armi e munizioni. Lo riportarono qui intorno alle 11, lui incontrò anche la moglie, cercò di tranquillizzarla dicendo che vedrai che passa tutto, non mi faranno niente. Invece lo portarono qui intorno alle 11 e dalla testimonianza di parecchie persone videro che lo buttarono in questo, allora era un buco, cioè serviva, c'era lo scolo delle acque di tutto il paese, di questa parte del paese che andava sotto. Lo buttarono in questo buco, gli chiesero ancora una volta di dire i nomi dei tedeschi, lui reagì con molta dignità, anzi si dice che diede un morso e ferì un italiano
nella mano, perché poi queste cose furono dette, che la gente, parecchi, parlavano in italiano. Quando appunto questo gli diede questo morso, i tedeschi gli diedero un colpo di mitraglia e lo uccisero. Leggiamo una testimonianza di questo omicidio. Beniamino fu preso e portato dai soldati nell'osteria di Adele Gelasien, dove avevano posto il comando. Questa osteria si trovava in fondo a via San Giovanni, decente alla piazza. Dalla testimonianza di Adele Gelasi, verso le ore 10:30 vidi che accompagnavano Minicucci Beniamino, il quale venne interrogato dall'ufficiale interprete, chiedendogli perché si era nascosto. Il Cherubini, che era presente, vedendo il Minicucci impressionato e confuso, interloquì dicendo: «Costui è un bravo ragazzo, era una guardia di finanza e, tornato a casa dopo l'armistizio, si recava a lavorare alla macchia». I tedeschi, appena sentirono la parola macchia, assunsero un aspetto minaccioso, chiedendo se aveva visto dei ribelli. Il Minicucci in un primo tempo rispose di no, ma poi, dietro l'insistenza dell'ufficiale, disse di averli visti passare, ma non li conosceva. Gli ufficiali non gli credettero, invitandolo ad andare con loro. Il Minicucci, che era vestito poco decente, chiese di permesso di andarsi a cambiare, gli venne concesso, ordinando ai due soldati di accompagnarlo. In un'altra deposizione la stessa testimonia ribadisce che, all'insistenza dei tedeschi perché dicesse loro se conosceva il luogo dove si erano rifugiati i partigiani, gli rispose di no e lo portarono via dicendo che era bugiardo. Trovò la casa bruciata. Secondo alcune testimonianze, Minicucci fu portato alla località imposta e successivamente fu visto portare dei carichi, come mi ha riferito Rovigo Renzi. Incontrò anche la moglie, che cercò di tranquillizzare. Mi disse invece di aver avuto dai tedeschi la promessa di essere messo in libertà fra 2 ore, e lui cercasse sempre di scusare la giovane sposa, l'hanno riferito in molti. Continua la testimonianza della Delia Gelasi. Dopo circa un'ora feci ritorno all'osteria, che dista da casa un centinaio di metri circa, e mentre percorrevo la strada vidi il Minicucci sulla strada e davanti a un buco seminterrato praticato sotto le mura adiacenti alla mia osteria con 2 soldati tedeschi, mentre altri invitavano le persone a ritirarsi nelle abitazioni. Io non farmi vedere e mi nascosi dietro alcune scale. E da lì potetti vedere uno dei soldati tedeschi dare uno spintone al Minicucci, mandandolo nella buca suddetta, come entrarono anche i 2 soldati. Beniamino in quel buco si comportò da uomo coraggioso, non implorò, anzi tenne, secondo quanto riportato nel processo, un tono ribelle. Definizione certamente errata, più corretta sarebbe stata fiera. Cercò di reagire quando così stava accadendo e ferì un morso militare con un dito. Adele continuava purtroppo così il suo racconto, e poco dopo udì una scarica di mitraglia. Beniamino fu ucciso dai tedeschi, secondo le testimonianze, alle ore 11:30 di quel 12 aprile 1944. Questa che vedete qui è la casa di Giuseppe Corsaro. Giuseppe Corsaro era un tenente dell'esercito, e dopo l'8 settembre divenne il capo della banda dei partigiani di Vagone. Il Corsaro faceva parte di quella lista di 5 persone che in un certo momento uscì fuori durante il rastrellamento, e in quella lista appunto dove ci faceva parte il Corsaro, il Beniamino Minicucci, Amilcare Baldoni e in altri 2 partigiani di Vacone. Vennero anche in questa casa, minacciarono di dargli fuoco se non gli avevano dato delle informazioni sul figlio, dove si trovasse, sui partigiani. Chiaramente nessuno parlò. Allora presero il papà di Giuseppe Corsaro e lo portarono qui sotto. Qui chiaramente adesso non c'era quella finestra, era tutto aperto, perché erano uno di quei bucacci, fra virgolette, cioè dove l'acqua correva e difluiva dal paese. Lo portarono qui sotto e finsero, lo misero al muro e finsero di fucilarlo. Non lo fucilarono per fortuna, ma
Il corsaro ebbe un malore e mi dicono i parenti che non si riprese più completamente. Ministero della Difesa ha conferito la medaglia della liberazione a Renzo Ricci in occasione della ricorrenza del 78° anniversario della lotta di liberazione. Roma, 25 aprile 2016. Vagone era solo uno dei comuni interessati quel giorno dall'estrellamento tedesco. I soldati germani ci avevano circondato tutto il Monte Gosce, Narni, Vasciano, Compigni, Vagone, Rocchette, Monte Buono, fino a Calvi. A Vagone, come visto, operava il battaglione SS Polizei, mentre a nord, verso Narni, il battaglione Brandenburg. Sul monte di Vagone si sparava, venivano abbattuti tutti i ricoveri possibili dei partigiani. Inoltre venne distrutta la chiesa di Sant'Orsola, posto lungo le pendici del Monte Gosce, e la casa denominata Monastero viene data alle fiamme. Un gruppo di partigiani del battaglione Manni, dislocato sul monte San Pancrazio, fu avvisato dall'arrivo di un forte contingente tedesco. Dopo qualche discussione all'interno del gruppo, i partigiani accettarono lo scontro. Alla fine il soverchiante reparto germanico ebbe la meglio, i patrioti cercarono di sganciarsi verso Monte Gosce. Stremati decisero per lo sganciamento del gruppo e Vincenzo Mauri, Umberto Bettini e l'americano George Blackett rimasero alla mitragliatrice nel punto più alto per dare spazio agli altri ad abbandonare la zona. Alcuni conoscevano ancora poco la montagna, altri come Bettini e Mauri erano arrivati la sera prima e così invece di girarsi e buttarsi in macchina si andarono dalla parte sbagliata, troppo scoperta. Si racconta che Vincenzo Mauri, Umberto Bettini e George Blackett furono finiti dai tedeschi con un colpo di pistola all'occhio sinistro. Non sappiamo con esattezza quanti furono i partigiani che presero parte al combattimento, ma abbiamo potuto risalire dalla documentazione consultata a nome di alcuni di loro. Essi sono Francesco Marazza, Renzo Enzo, Rosario Osvaldo, Pietro Calisti, Quinto Liurni, Franco Borali, Canzio Leonardi in armi. Durante il combattimento morirono Antonio Schiavelli di Reggio Calabria, Umberto Bettini, George Brackett, Alvise Fossatelli, Luigi Orsini, Cecchetti Vincenzo, Mauri Vincenzo, Poggetti Terzilio. Queste informazioni sono riprese dal libro Fissi al Vento a cura dell'Archivio Storico di Narni. Durante l'assalamento della guerra di Vagone, Rocchetta, Santa Maria Maddalena e Calvi sono stati uccisi 20 banditi in fuga, catturati 42 prigionieri, incintati 20 abitazioni, nella quale sono state trovate munizioni ed armi, incendiate anche il romitorio, il monastero, come pure le capanne circostanti. Il bottino è di 2 mitragliatrici S, una mitragliatrice 1, 9 fucili, 6 pistole e grandi quantità di munizioni. Dopo un breve scontro a fuoco sono stati respinti con il risultato di 7 morti e un nostro ferito, totale di nemici uccisi 27. Questo è il rapporto giornaliero del comandante dell'operazione Osterrey, dal gruppo di combattimento Chance di Enzo Cimini. Esatto, Kesseling aveva il quartiere generale sul Monte Soratte, che vediamo in fondo. Dallo stesso rapporto del maggiore Herman, in base alle direzioni degli abitanti del luogo, l'ammontare delle bande nella zona del Monte Gosce e Monte San Pancrazio sarebbe equivalente a circa 300 uomini, tra cui slavi, italiani e inglesi. Si tratterebbe di truppa scelta, senza contare i simpatizzanti. I banditi, come li chiamavano loro, si sono riuniti nella chiesa di Vagone il Sabato Santo. Il romitorio, come pure il monastero presso Monte Gosce, sono stati trovati vuoti, una pattuglia di esploratori appoggiati da Berta, nome in codice di uno dei due battaglioni che hanno preso parte all'operazione, l'altro si chiamava Adolf, ha raggiunto la cima del Monte San Pancrazio alle ore 18:39, trovandolo vuota.
purtroppo che i tedeschi fossero stati informati dell'esistenza di bande partigiane e sulla loro disolazione è confermato anche dalle risonanze scritte da alcuni vagonesi, i quali hanno riferito che dei giorni precedenti era stato visto un ufficiale tedesco parlare con un esponente fascista locale. Inoltre risulta sempre ai documenti del processo che qualcuno del paese aveva confidato che tra giorni in vagone vedremo piangere diverse famiglie. Il giorno dopo l'operazione continua. Alle prime luci dell'alba un gruppo di soldati tedeschi, gli stessi che effettuavano il rastrellamento a vagone sul monte Atancia, SS Polizei, entrò nell'eremo di San Benedetto, dove furono trovati 8 partigiani e anglo-americani. Le informazioni che vi ho fornito sono state prese da questo libro, 12 aprile 1944, in cui vengono riportate anche informazioni prese da altri autori come Pietro Pileri, Sabina Anno Zero, Antonio Cipolloni, La guerra in Sabina, Enzo Climinti, Il gruppo di combattimento Chance, Fissi al vento, a cura del comune di Napoli.